Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Buongiorno a tutti, è domenica 4 dicembre, fra poco più di un'ora gioca la Francia, Francia-Polonia, il terzo ottavo di finale, dopo ieri, dopo l'Olanda contro gli Stati Uniti e l'Argentina contro l'Australia, e io vivo a Marsiglia, quindi. Siccome è una domenica pomeriggio, sarà alle 4 e ci sarà un bel po' di gente in centro, fra poco uscirò e vi porterò con me a vedere un po' com'è l'atmosfera qui da queste parti. Tra l'altro, aspetta, sono appena uscite le formazioni. Kunde Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Mbappé e Giroud. La Polonia, 3-4-2-1. Kiwior, Glik, Brzezinski, Frankowski, Szymański, Kasz, Kamiński, Zieliński e Lewandowski. Ah, il tempo non è un granché, ma. Oh, dov'è? Eccola lì, la bombe. Ok, finisco di prepararmi, usciamo. Ah, tra l'altro, ovviamente devo entrare un po' nel mood. E quindi ho. I calzettoni, allora, ovviamente da italiana mi sto divertendo a far parte di un gruppo, visto che il mio non c'è, quindi così per divertimento, visto che sono in Francia, perché no? Ho anche trovato nel mio calendario dell'avvento il portachiavi dell'Equipe de France, tra l'altro numero 2, Pavard. Quindi finisco di prepararmi e andiamo in centro. Comunque sono fatti davvero bene, cioè. Cambio di programma, ho dovuto abbandonare il mio posto preferito perché non avevano più posti all'interno e oggi ho deciso che doveva piovere, non piove mai a Marsiglia, doveva piovere oggi. Fine primo tempo, pausetta caffè. Thank you.
Francia ai quarti. Peccato per il rigore, però erano tutti esaltati. E stasera scopriamo contro chi. Francia Inghilterra sarebbe una figata. Comunque mi sento eroica, cioè con questo tempo è stata un'impresa stare lì tutto il tempo, cioè il freddo. Ogni 2 secondi iniziava a piovere, poi smetteva, poi ricominciava. Il vento, eravamo di fianco al porto. Quanto è bella. Mezz'ora dopo ce l'ho fatta, no? Ma come piove, come piove! Però la bellezza di questo. Cioè, quanto è bella. Quanto. Ah, ce l'ho fatta. Comunque, gran risultato per la Francia e soprattutto anche a livello individuale. Giroud è diventato il miglior marcatore francese, ha superato Thierry Henry. Mbappé ha superato Pelé per numero di gol segnati al mondiale, in un mondiale all'età di 24 anni. Quindi direi una grande serata per più di qualcuno, oltre che per tutti i francesi. Quanto vorrei che fosse la mia squadra a festeggiare così. Comunque, adesso farò una bella doccia, non vedo l'ora di mettermi comoda e vedere l'altro ottavo di oggi. E soprattutto voglio vedere la formazione che sceglierà Southgate, perché quell'uomo riesce sempre a sorprendermi. Non ho fatto in tempo a dire voglio vedere le formazioni e sono uscite le formazioni, quindi le andiamo a vedere. Ma sento un top player inglese, andiamo a vedere. Dunque... Pickford, Walker, Shaw, Declan Rice, Stones, Maguire, Anderson, Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden e Bellingham. Beh, non c'è Rashford. Che cosa ne pensate? Secondo voi questa è la miglior formazione inglese? Ah sì, e ovviamente Sterling, ma avevo già letto prima che sarebbe stato assente per un problema di famiglia. Cioè prima Ben White, che ritorna a casa proprio per un problema di famiglia, e adesso Sterling. Sono curiosa di vedere questa partita. Speriamo che sia come una delle ultime partite di qualsiasi squadra africana, cioè molto combattuta, se non altro. Almeno ci faranno divertire. Comunque, cioè quanto sono belli i tifosi del Senegal. No, aspetta, non so se... cioè, guardate che roba. No, vabbè, lo metto sullo schermo, non si vede un cavolo. Ah, formazioni del Senegal anche. Mendy in porta, Koulibaly, Diallo, Jacobs,
Sabali, Mendy, Sis, Diota, Sar, Yaye, Dia. Dia. Vediamo cosa ha detto Rabiot. Qua è tutto un... non so più a cosa stare dietro. Tutta una dichiarazione dietro l'altra. La vittoria, la gioia. C'è un quart de finale de Coupe du Monde, quindi c'è incroyable. Pour revenir sur le match, on avait plutôt bien commencé. On a eu une petite période où on a fait bien un petit peu, on a concédé 2-3 occasions. Heureusement, ça nous a pas coûté cher, mais on s'est repris tout de suite. Et puis en seconde période, on a maîtrisé, on a déroulé. C'était la Tunisie, mais c'est un match entre parenthèses. Je trouve qu'on a plutôt été bon collectivement. On a dégagé cette force et encore ce soir, sur pratiquement la totalité du match, dans tous les secteurs de jeu. C'est de bon augure pour la suite. On va se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Ça n'a pas toujours été très simple, mais c'est vrai. Il y a eu trop de hauts et de bas. En deuxième, on a beaucoup mieux géré. Non ha superato, però ha raggiunto il numero di presenze in nazionale, appunto, di Lilian Thuram, come dicevo, 142, e sono entrambi adesso pari merito i giocatori con più presenze. Terzo è Thierry Henry con 123 e Giroud 117 lì dietro. Comunque ha detto una cosa interessante con cui sono molto molto d'accordo, ovvero che nel primo tempo hanno avuto troppi, cioè alti bassi per essere soddisfatti. Ovvio che dopo 3-1, cioè 6 e quarti, ok, però è una cosa a cui devono stare attenti, anche perché comunque poi vedremo chi incontreranno i quarti, però possibilmente ci sarebbe l'Inghilterra e bisogna stare attenti. C'è anche Koundé. Satisfait, je sais pas, bien évidemment il y a des axes de progression, mais je pense qu'on a fait un bon match. On a eu un temps faible, ils ont eu un temps fort aussi en première mi-temps, où on a perdu quelques ballons et on les a laissés, je pense ils ont pris confiance, mais on a su relever la tête un peu et faire beaucoup mieux en deuxième, qui c'était un peu plus. Sono tutti comunque abbastanza d'accordo sul giudizio della partita. Che bello il momento dell'inno sempre. Senegal avec Albeit. È parti! Primo gol di Harry Kane nel mondiale, ma ho appena visto un tweet che riassume i miei pensieri. Eccolo qui. Non volevo finire il video prima di sapere chi sarebbe andato ai quarti con la Francia e Francia-Inghilterra sia. Non vedo l'ora. Anzi, scrivete qua sotto chi pensate che la spunterà, l'Inghilterra o la Francia. È abbastanza complicato perché entrambe arrivano da super vincitrici, sono entrambe comunque forti. Sono curiosa di sapere, perché io ho la mia idea, che potrebbe essere totalmente sbagliata. Comunque sento tante cose, tanti pareri. Siamo arrivati alla fine di questa domenica e alla fine di questo video. Se vi è piaciuto mettetemi un like e ci vediamo nel prossimo.